Ormai il freddo è arrivato e quindi ovviamente dalle gomme estive bisogna passare alle gomme che sono invernali. Ci siamo? Qual è la differenza che c'è tra gomma invernale, gomma estiva e la gomma quattro stagioni? Adesso ti porto sulla macchina smontagomme e ti faccio vedere le tre macro differenze. Questo è un primo video, perché nel secondo video andremo molto più in fondo, ma seguimi che andiamo sulla macchina smontagomme. Questa è una classica gomma estiva. Come puoi vedere, dalla tessellatura, l'escalanatura, cioè la distanza che c'è tra un tassello e l'altra, è molto vicina, quindi c'è poco spazio tra un tassello e l'altro. Ma soprattutto i tasselli, come puoi vedere, per quanto anche questi sono usati, ma comunque di norma le gomme estive hanno una tessellatura decisamente più bassa, ok? Ma soprattutto la grossa differenza è che non vi sono lamellature, cioè, come puoi vedere, il tassello è largo ma non ha tagli. E questa è la prima grande differenza. Se andiamo a prendere la gomma invernale, ci rendiamo conto che, nonostante sia usata anche questa, la tassellatura e le scalanature sono decisamente più larghe. Vedi che ci passa dentro il dito ed è molto più profondo. Inoltre, guarda la tessellatura come è fatta. Come puoi vedere, la tessellatura è lamellata. Cosa significa? Ha una lavorazione particolare sui tasselli che permettono che questi tasselli si muovano. Cioè, tu stai guidando in accelerazione, in frenata, curva, vai avanti, destra, sinistra, quando vai, cosa succede? Tutti questi tagliettini sono praticamente delle lamelle che fanno flettere i tasselli tra di loro. Flettendosi, cosa succede? Che si sfregano tra di loro. Sfregandosi tra di loro, la temperatura della gomma aumenta, o meglio del nostro tassello. E quindi da qui resiste una temperatura di congelamento, o meglio, prima di arrivare al punto di congelamento, è molto più difficile. La gomma invece quattro stagioni è sostanzialmente una via di mezzo. Ha, come puoi vedere, una tessellatura molto simile a una gomma estiva, ok? Il disegno, il taglio, vedi? Ma il tassello anch'esso è lamierato. Non è lamierato tanto quanto la gomma invernale, ti faccio vedere. Vedi la differenza? Oh, ragazzi, come pesano però. Ok, vedi le due differenze? Guarda le lamelle. Le lamelle, questo è quello invernale, questo è quello estivo, quattro stagioni, all season per intenderci. Vedi la lamellatura come è molto lavorata questa? E il tassello come è più largo, la scalanatura come è più largo e il tassello come è molto più piccolo rispetto a questo qua? Questo è un disegno molto simile a una gomma estiva, vedi? Ok, è un disegno molto simile a una gomma estiva, ma è lavorato. Ora c'è un altro particolare. Oh, raga, queste gomme pesano come un gigio però. C'è un altro particolare che ti voglio dire. Aspetta che ti abbasso un attimo così. Mi sono seduto sulla gomma perché questa gomma, oh, non ho più fiato. C'è un altro particolare che ti voglio dire. La mescola. Allora, la gomma invernale, proprio perché è invernale, ha una gomma particolare che fa, ci mette più tempo a arrivare al punto di congelamento. E quindi cosa succede? Se ci mette più tempo prima di arrivare al punto di congelamento del tassello, ovviamente la neve e il ghiaccio non si appiccicano, perché tu sai meglio di me che nel momento in cui c'è un punto zero, qualunque cosa si appiccica sopra il ghiaccio, questa rimane appiccicata. Oh, classica è la lingua col ghiacciolo. Mangi il ghiacciolo, ti rimane attaccato il labbro o la lingua. Perché? Perché c'è un punto di congelamento e quindi si appiccica. La neve va ad appiccicarsi su un'altra parte, il nostro pneumatico, perché è arrivato al punto di congelamento. Ci siamo? Le lamelle permettono appunto di mantenere il tassello più caldo e quindi la neve non si può appiccicare. Se non si può appiccicare, il tassello rimane in contatto con il nostro asfalto o con la nostra neve e quindi ti permette la guida. Il pneumatico estivo invece ha una mescola tendenzialmente più orientata a rimanere, a fare un'ottima tenuta di strada, riducendo consumi, riducendo tutto quello che vuoi, aumento tenuta di strada, arrotolamento, più silenziosa, ok? Ma che prevale la parte di alte temperature, in modo tale che più si scalda, più la gomma diventa morbida e aumenta la tenuta di strada. Il copertone, la gomma
invernale lavora meglio basse temperature, ma poi nel momento in cui la temperatura si alza va in crisi perché si scalda tanto, diventa cicca, non tiene più l'asfalto e comincia a scivolare e fa l'effetto saponetta. Al contrario, la gomma estiva lavora molto bene con le temperature alte, ma va in congelamento con le temperature basse. E quindi c'è un gap dove le due incomincia una, finisce l'altra, incomincia una. La gomma 4 stagioni, la all season, è una via di mezzo. Non è né carne né pesce, ma riesce ad abbracciare un pochino delle caratteristiche della gomma invernale e un pochino delle caratteristiche della gomma estiva, che è un ottimo pneumatico nel momento in cui fai un pochino di strada, fai 10-15 mila chilometri all'anno, prevalentemente in città o brevi tratti tangenziali autostrada, ma che hai questo più o meno lasso di tempo, perché nel periodo invernale ha una tenuta di strada abbastanza accettabile, ma se le temperature vanno proprio basse il tassello si congela, perché le lamelle che hai visto non riescono a scaldare bene il tassellino, quindi la neve o il ghiaccio si riesce ad appiccicare. Invece nel periodo estivo, ahimè purtroppo, proprio perché ha delle lamelle un più o meno come la gomma invernale, cosa succede? Succede che si va a surriscaldare troppo. Ora, in questo video che abbiamo portato praticamente al termine, e io finisco di montarmi le mie gomme 4 stagioni perché utilizzo solo qua, cosa succede? Nel prossimo video ho comprato una termocamera e ti voglio far vedere realmente le differenze, ok? La differenza adesso che fa freddo e siamo in inverno, come lavora un pneumatico e quanto tempo ci mette ad andare in temperatura estivo, come lavora e quanto tempo ci mette ad andare in temperatura un 4 stagioni, un all season, e come lavora e quanto tempo ci mette ad andare in temperatura un pneumatico invernale. Quindi se ti fa piacere scrivimi nei commenti, sì, mi interessa, che il prossimo video con la termocamera andremo a vedere le differenze reali e non per parlato o sì, tieni di più, tieni di meno. Andiamo veramente a vedere quanto un pneumatico si scalda. Ti aspetto nel prossimo video, nel frattempo like, condividi e tagga i tuoi amici perché a giorni ti sparo fuori una bombettina. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscriviti al canale. Ciao!